Leonardo. Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente della Camera dei Deputati per aver accolto qui tutti noi, ospitando questo momento di avvio del percorso che condurrà alla 25esima edizione della Race for the Cure organizzata dalla Susan G. Komen Italia, che sarà qui a Roma nel mese di maggio, come abbiamo appena sentito. È come tradizione da 25 anni. L'attenzione manifestata dalla Camera dei Deputati costituisce un segnale di grande significato e sottolinea l'importanza dell'iniziativa assunta dalla Komen Italia per richiamare all'impegno nella lotta contro i tumori del seno. Questo incontro, in questa storica sala di Montecitorio, tra così numerose persone, protagoniste di esperienze diverse e che rivestono tanti differenti ruoli nella vita della società italiana, chiama all'importanza di sostenere i ricercatori, i medici, tutti gli operatori che contribuiscono quotidianamente a far progredire le possibilità di cura di questa patologia pericolosa e purtroppo tanto diffusa, nell'attesa di raggiungere poi il traguardo finale, che è la cura definitiva e la sconfitta della malattia. Questo incontro, peraltro, che è dedicato agli ambasciatori rosa, è soltanto il primo, ve ne saranno altri prima della race, nell'ambito di un percorso di avvicinamento, il cui obiettivo è proprio quello di sensibilizzare sempre di più e un numero sempre maggiore di persone nella prevenzione e nella cura dei tumori del seno. È in quest'ottica che è stato istituito il Comitato d'Onore, di cui parlava il professor Masetti, che oggi si insedia, di cui io sono veramente felice di far parte, e che è costituito da esponenti di elevatissimo livello delle istituzioni, della società civile. Ne espongo i nomi anche per ringraziarli di aver accettato di farne parte. Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica, Anna Maria Bernini, il Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, Ministro dello Sport, Andrea Bodi, il Ministro delle Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati, l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Jack Markel, con la signora Carla Markel, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l'Onorevole Marianna Maria, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il Generale Serino, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Generale Luzi, Comandante dell'Arma dei Carabinieri, il Questore di Roma, Carmine Belfiore, ancora tanti, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, il Direttore Generale della Fondazione Policlinico Gemelli, Marco Elefanti, Giovanni Lo Storto, Direttore Generale della Luis Guido Carli, e poi ancora Daniele Piacentini, Direttore Generale di Gemelli Isola, Aurelio De Laurentiis, che abbiamo citato prima, e la professoressa Paola Severino, Gianni Letta, Iole Siena, per anche lei presente qui. Non tutti i membri del Comitato d'Onore sono riusciti a essere presenti oggi, tutti però li ringrazio per la disponibilità e la sensibilità manifestata. Credo di poter dire che ciascuno di noi avverte la responsabilità di concorrere al successo della manifestazione, partecipando agli eventi principali e proponendosi di sostenere attivamente ciascuno nel proprio ambito le attività della Komen. Voglio infine rivolgere un augurio e un ringraziamento agli ambasciatori in rosa 2024 per il loro impegno prezioso e per le attività che porranno in essere.
Manteniamo tutti costante consapevolezza che medici e ricercatori vanno sempre posti al centro dell'attenzione, sia delle iniziative in questo percorso di avvicinamento all'evento, sia nei giorni stessi dell'evento, e che a loro va assicurata e rinnovata la riconoscenza per l'impegno profuso su questa decisiva frontiera della vita delle donne.